Specializzazione post diploma, se ne parla oggi all'Istituto d'Arte Belisario di Pescara. Assessore Sclocco, è un argomento importante perché si parla del futuro di questi ragazzi. Gli ITS sono una soluzione, diciamo, importante, una prospettiva importante di formazione molto legata al territorio e quindi anche al fabbisogno delle imprese. La Regione ha investito negli ultimi 5-6 anni in questa formazione specifica, ascoltando appunto le imprese, circa 8 milioni di euro. Oggi facciamo il punto della situazione parlando certamente ai ragazzi, perché i ragazzi non sanno che possono avere questa opportunità dopo il diploma, parlando anche alle imprese, perché questa opportunità è anche per le imprese, perché formiamo ascoltando le esigenze del territorio. Ecco perché funziona il circuito, perché sono le imprese stesse che ci dicono quali sono i fabbisogni reali del territorio. È un sistema nato e pensato insieme alle imprese, è il primo sistema coprogettato tra agenzie educative e imprese e quindi ha quella flessibilità e quella capacità di rispondere ai bisogni del XXI secolo e di aiutare i ragazzi a guardare al futuro, a prepararsi per andare in pensione dopo il 2060. Iniziativa molto seguita anche, come vediamo, questa mattina qui all'Istituto d'Arte. C'è grande partecipazione, c'è grande attesa, questo ci fa piacere perché il nostro sistema è ancora troppo poco conosciuto, è giovane, ha pochi anni di vita, ma deve crescere e ha bisogno di essere raccontato, perché ha l'80% di occupazione dopo il primo anno. È un sistema che dà prospettive ai ragazzi, ma i ragazzi e i genitori e i docenti ancora lo conoscono troppo poco. Quindi grazie per questa partecipazione alla diffusione di questa iniziativa.